Ciao ragazzi, oggi sono a bordo di VDL Synergy. Con questo faccio le corse via autostrada tra Udine e Tolmezzo. Non sto a spiegarvi il turno che ho perché è un casino. Diciamo è un turno che scende e risale, per cui 50 minuti a scendere, 50 minuti a salire. Noi partiamo ogni ora e un quarto. Dicevamo, è un Synergy 2011. Ecco qua, ho pochi minuti per farvelo vedere, per cui non riesco neanche a leggere il libretto e a controllare le caratteristiche tecniche. Vediamo se riesco domani meglio. In totale, tra seduti e in piedi, abbiamo 106 posti più il conducente. Eccolo qua, si è rialzato. È un bel bestione di 15 metri per 4 di altezza e 2,5 di larghezza. Mi dicono dalla regia motore DAF da 500 cavalli e 13.000 cc. Questo lo devo verificare sul libretto che non ho sotto mano. Sono i mezzi più grandi che abbiamo. Dietro qua c'è la stiva bagagli, seconda macchinetta. Ingresso posteriore, che in questo momento è l'unico ingresso possibile. Come vedete, qua sono stati applicati i bollini perché mi è cascato questo. Eccolo là. È il secondo giorno che ho in dotazione questo. Sono la guida di questo mezzo. Poi l'ultima corsa cambio con un altro VDL Synergy, però un po' più recente, che probabilmente vi mostrerò e vi spiegherò live, poiché tipicamente non ho persone a bordo. Purtroppo i rientri a vuoto sono brevissimi, per cui i video li posso fare solamente da fermo durante l'attesa. Prime impressioni, avendolo guidato ieri, avendoci fatto un po' di corse, non esce tantissimo col fondo, nonostante il terzo asse sterzante. Il posto guida è comodissimo, il motore spinge bene, però giusto ieri mi sono trovato un acquazzone sulla pioggia, è veramente una macchina orrenda. Tende tantissimo ad allargare e ad andare dritto. Difetto di cui veramente tener conto, poiché non è per nulla piacevole andare lunghi con 26 tonnellate a pieno carico. Andiamo in moto, mettiamoci comodi, aspettiamo l'AVM che segni l'ora giusta per andare in banchina. Eccolo là, il collega con l'altro 15 metri sta entrando.
Passiamo. Dalle 15 facciamo Wesh! Aspettatevi di tutto! That's the sound of the police! That's the sound of the police! That's the sound of the police! Fuori dagli schemi, solo su Radio Wow! Clicca e sei in barca a vela sfogata o in bici sulle colline! Clicca! Puoi rilassarti in spiaggia o alle terme! Clicca ancora e scopri il nuovo portale turistico della Regione del Veneto! www.veneto.eu Veneto, The Land of Venice! Speciali con ottime performance e basse emissioni. Prova Allora, siamo a bordo del secondo VDL della giornata, è un altro Synergy, è un 2012, ha un anno di meno, è un po' più nuovo, cambia un po' la disposizione dei comandi sulla plancia e si vede, cambia il volante, abbiamo i comandi al volante, e abbiamo un display centrale in cruscotto, e il motore presumo sia lo stesso, 500 cavalli 13.000 cc, approfitto di quest'ultima corsa serale vuota per presentarvela appena appena. Siamo in autostrada, ho il cruise control puntato a 100 orari esattamente, cambio a 12 rapporti molto corti, parte praticamente in terza,
mi pare abbia ancora più spinta di quello che avevo questo pomeriggio. Sarà un'impressione o sarà il cambio automatico, non lo so. Sembra molto più agile questo. Ecco, se magari non mi spari gli alti. Ho più visuale su come si muove il retro, su come si muove il fondo della corriera e soprattutto su dove finisce. Non so se si vedono in video, ma so le luci di ingombro che nelle situazioni notturne come ora danno una grossa mano. Cambia la disposizione del cambio automatico, che non è più a leva sulla mia destra ma è a rotella sulla sinistra vicino al manettino. Dicevamo, cruise control puntato, radio wow a farmi compagnia, una radio giovane e frizzante nonostante il direttore artistico Mattara non sia più così giovane. Se non ricordo male abbiamo fatto anche un paio di serate assieme a quella che fu la discoteca Miro. Un po' di energia, un po' di sound per la corsa serale ci vuole per mantenere un po' di grinta. Il dispositivo TomTom per le misurazioni del mezzo è in funzione, segnava dei consumi pazzeschi in senso positivo, ovvero scendendo ho fatto i 4,5 con un litro, che per un mezzo con un 13.000 di cilindrata con l'aerodinamica di un palazzo non sono niente male. Sarà merito dell'autostrada, sarà merito della discesa, sarà merito del cambio automatico. I 4,5 sono davvero notevoli. Ora in salita si sta assestando sui 2,9 km con un litro, che comunque non sono male, anzi sono di tutto rispetto. Anno 2012, notevoli migliorie rispetto a quello del pomeriggio, che era un 2011. Cosa posso raccontarvi ancora? Partenza 21:15 dalla stazione di Udine, si sale a Tolmezzo e poi si va in deposito, si fa rifornimento e si parcheggia assieme alle altre quattro sorelle a due piani che abbiamo su in deposito. Sarei curioso di sapere se su questo sia stato migliorato il difetto che ho riscontrato su quello che avevo pomeriggio, un comportamento orrendo sul bagnato. Non so se sia per i tre assi, per il terzo asse che se non sbaglio si sgancia i 30 all'ora, o per la disposizione dei pesi, ma su bagnato sono veramente inguidabili, tendono ad andare dritti, a non curvare. E notavo pomeriggio, oltre ai difetti classici di cui mi hanno parlato i colleghi, quando si sterza tutto in una curva o in una rotonda particolarmente stretta e si appoggia un filo di gas di troppo, il posteriore tende a scappare verso l'esterno curva, tende ad andare in deriva. Non è affatto piacevole sentire un mezzo di queste dimensioni che ti allarga la curva col fondo. Complessivamente come mezzi non mi sembrano male, a parte una certa disposizione dei comandi non molto ergonomica, ad esempio la porta non ce l'ho a portata di mano ma devo allungare il braccio, e così per la maggior parte dei comandi luci. L'autoradio per fortuna qua ha i comandi al volante, cruise control e limitatore di velocità anche hanno i comandi al volante. Controllo della temperatura, pilota, cabina, climatizzatore non sono molto intuitivi, devo dire, vanno un attimo studiati, come capita spesso con i tempi stretti che abbiamo sulle linee è difficile mettersi a smanettare ed è ancora più difficile regolarlo correttamente in viaggio. Il sound mi sembra discreto, i comandi audio per fortuna invece sono a posto, una rotellina per il volume cabina, una rotellina per il volume pilota, radio, CD, video, navi, AUX, quel che serve insomma. Alla mia destra vicino al ginocchio c'è il display collegato alla telecamerina che inquadra il piano superiore, che diventa telecamera di retromarcia appena si innesta la retro. Ancora più in basso il cronotachigrafo, che qui quasi si danno calci ogni volta che si sale. Plancia a sinistra del display, tutti i comandi luce esterni,
pari, fendi nebbia, retronebbia, motore, bagagliera, parte destra della plancia, sollevamento a terzo asse, traction control, sospensioni pneumatiche per alzare ed abbassare il corpo vettura, blocco del terzo asse sterzante, che non so a cosa serva, probabilmente per evitare che esca troppo il posteriore, ma sinceramente lo tengo sempre libero, lascio che giri. Tacca batteria che va schiacciato ogni volta che si mette in moto il mezzo, altrimenti non dà corrente al quadro. In parte al display superiore abbiamo i comandi luce cabina, l'altro a quello di pomeriggio aveva i due pulsanti per disabilitare la campanella che prenota le fermate e l'obliteratrice, che sinceramente non so a cosa possano servire, anzi spesso in questi giorni che le corriere vengono sanificate quotidianamente capita di trovarle staccate a causa delle donne che si occupano delle pulizie, ci sia il rischio di andare dritti a qualche fermata, poiché se uno clicca il pulsante e a meno si accende la campanella, ovviamente se una fermata è facoltativa tiro dritto. Quando mi accorgo non posso far scendere una persona dove voglio, non posso farla scendere fuori dalle fermate autorizzate per vari motivi che non vi sto a spiegare ora. Diciamo, se per sbaglio una fermata tiro dritto, l'unica possibilità di scendere è alla fermata autorizzata successiva. Qua dobbiamo stare particolarmente attenti in questo tratto, non so come mai è stato messo un infame limite di 60 per i mezzi pesanti che superano le 3 tonnellate e mezzo, dunque anche le corriere. Non penso neanche sia così regolare, poiché non sono nemmeno 50 metri tra il cartello e l'autovelox. Non so il motivo per cui sia stato messo questo limite imbarazzante, e ipotizzo probabilmente per il vento che si trova in uscita da questa galleria salendo, però è davvero improponibile, cioè 60 km orari in autostrada posso capirli per un, eventualmente per un mezzo telonato che soffre il vento, ma penalizzare tutti i mezzi che superano le 3 tonnellate e mezza mi sembra un attimino eccessivo. C'è il rischio che qualche autista che non conosce bene la zona, appena vede il cartello ed il successivo autovelox, pianti una frenata rischiando di causare qualche incidente. Passiamo via, giusti giusti di misura, eccoci qua.
pronti via, anche questo giro siamo passati al casello senza colpo ferire. Giro di rotonda. Sì. Ma senti che sound! Questa radio wow! Sta suonando esattamente Tiga, Pleasure from the Bass, un discone che ho strasuonato circa 10 anni fa, quando stavo entrando nel mondo del professionismo come DJ. Che petardo, ragazzi! Chissà di chi è questa selecta in onda al martedì sera. Potrei azzardare un Luca Peruzzi, il DJ del Palmariva. In ogni caso, Pleasure from the Bass, grandissimo pezzo. Avessi un buon impianto su cui poter tirare sul volume, la metterei a manetta, braccio fuori dal finestrino, e si conclude la serata con la giusta dose di energia. Non ve l'ho detto, ma mi pare scontato, se con i Beulas dovevamo andare lunghi, con queste ancora di più. Lunghissimi perché sull'interno stringono, sull'esterno allargano, e è un casino. Cioè, adotta anche tu una buca dito al mezzo che ci fa scricchiolare tutta la corriera. Diamo precedenza a un paio di volpi di passaggio, qualche scoiattolo, qualche leprotto a quest'ora. Si vola verso la stazione di Tolmezzo per chiudere il cerchio, per chiudere la giornata e per concludere questa corsa. L'AVM segna che sono di un paio di minuti in ritardo, nonostante zero traffico, nonostante zero fermate. La linea autostrada è sempre e comunque in ritardo se uno sta nei limiti. Pochi minuti, ma è in ritardo. Senti come spinge il VDL. Ecco, un'altra cosa che devo capire è la mania di riempire di paletti le rotonde. Ad esempio qua non vedo l'utilità dei paletti sul marciapiede, se non quella di strusciarmi la corriera appena cala l'attenzione. Ogni volta bisogna fare attenzione, altrimenti alla prima distrazione si porta via i paletti col fondo. E in ufficio potrebbero non essere così contenti. Spegniamo le luci. Adesso l'AVM mi segna trasferimento deposito, finalmente. Lunghissimi, perché sennò prendo la colonna. Tac. Ecco qua, altro giro a filo e via.
abbastanza già più agevolmente, per fortuna. Qua si passa più agevolmente, per fortuna. Adesso andiamo in deposito, facciamo il pieno di gasolio e in modo che domani mattina il collega che la prende la trovi pronta a partire. E poi la mettiamo a nanna. E poi la mettiamo a nanna dentro. Adesso andiamo in deposito a fare il pieno in modo che il collega che la prende domani mattina la trovi già pronta. Adesso andiamo in deposito, facciamo il pieno in modo che il collega domani mattina la trovi già pronta, facciamo un giro veloce di controllo, che poi la mettiamo a nanna e anch'io, dopo le mie 10 ore di turno di oggi, finalmente mi ritiro. Finalmente ho finito il mio turno e ho iniziato a mezzogiorno, ho finito adesso che sono circa le 10:20. Dal posto guida del VDL Synergy, il secondo di oggi, perché prima ero con un'altra di queste qua dietro. Per ora è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale poiché sto preparando nuovi contenuti. Fatemi sapere se vi piace, se ho dimenticato qualcosa. Al prossimo video, ciao!